Oggi prepareremo il filetto di ombrina al limone. Gli ingredienti principali, ovviamente in questo caso, è il pesce, l'ombrina, all'incirca 600 grammi per due persone. Poi abbiamo 30 g di farina bianca di tipo 00, il succo di un limone premuto e filtrato e delle zeste di limone dello stesso limone del succo, pepe bianco, olio extravergine di oliva, del sale fino e dei limoni che userò come guarnizione. Procediamo con lo sfilettamento del pesce. Innanzitutto io l'ho già pulito e sventrato. Adesso vado con un taglio trasversale e parto dalla testa ad arrivare alla coda. Ovviamente se non siete pratici di questa operazione potete farvelo pulire dalla vostra pescheria di fiducia. Dopo di questa operazione togliamo via la lisca, andiamo a togliere la parte della pancia che ha queste spine, quindi in questa maniera qui, e andiamo a scendere in questo modo, andiamo sempre dalla coda, una piccola incisione fino ad arrivare alla pelle del pesce. E poi facciamo questo procedimento sempre in questa maniera qui e abbiamo il primo filetto del nostro pesce. Stessa cosa per l'altro filetto, andiamo dalla coda verso la parte della testa. Ecco qui, priviamo la pelle. A questo punto qualche piccola spina potremo trovare nella parte esterna, facciamo così, eliminiamo questa parte e evitiamo che ci siano delle piccole spine. Questi sono i due filetti puliti. Procediamo con la cottura, padella antiaderente, un filo di olio extravergine di oliva, accendiamo il fuoco. Facciamo riscaldare l'olio e passiamo i nostri filetti infarinandoli in questa maniera qui. In tutte le loro parti. Eliminiamo la farina in eccesso e passiamo a scalopparli. Facciamo rosolare per circa un minuto da entrambe le parti. Con una clips io mi aiuto a girare il pesce in questa maniera. Un altro minutino da quest'altro lato. A questo punto vado ad aggiungere le zeste di limone precedentemente tagliate a filanger in questa maniera qui, così esaltano un po' il profumo del limone. E del succo di limone. Facciamo sfumare. Aggiungiamo del pepe nero e un pizzico di sale. Aggiungo un mezzo mestolino di fumé di pesce. Il fumé lo vado a preparare con delle lische di pesce misto in base al pescato che il signor Cosimo mi porta. Aggiungo dei gamberi, degli scampi, dell'orata, del fragolino, sedano, carote e cipolla e dell'acqua di cottura e mando in cottura per mezz'ora. Dopodiché filtro il tutto e lo utilizzo come base per bagnare dei pesci, per bagnare dei risotti e quant'altro. A questo punto, una volta raggiunta la densità desiderata, l'ho fatto abbastanza restringere, vado a impiattare, procedo in questa maniera qui.
sistemo il primo filetto come base. Secondo filetto e vado a glassare con la salsina ottenuta dalla cottura. Il zesto del limone da delle fette del limone. Precedentemente io ho dato un intaglio dalla parte centrale del limone, dal nucleo quindi, fino alla parte finale, e creo in questa maniera dei giochi con limone per dare un effetto un po' più di movimento al piatto in questa maniera qua. Quindi creo come dei ventagli, vado a spolverizzare con del prezzemolo tritato e il piatto a questo punto è pronto. Buon appetito! Come avete potuto notare dai nostri piatti e dalla nostra selezione dei pesci, il pescato qui è protagonista nel nostro ristorante Chilometro Zero, perché la freschezza è il nostro bigliettino da visita. Ringraziando il signor Cosimo Tedeschi, che nel frattempo è fuori con le sue imbarcazioni, un saluto dal ristorante Chilometro Zero, alla prossima puntata.